questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica cappa o stola Infinity che io ho deciso di chiamare Lover. Questo perché il filato che ho utilizzato è il filato della Mondial, che si chiama appunto Lover. Una cake da 100 grammi che misura 45 metri ed è 100% micofibra, però come potete vedere ha l'effetto bucle, è fantastica. Allora vi dico già che io nel tutorial non vi faccio vedere come si realizza, nel senso vi dico che si montano 28 maglie, che si lavora sempre con i ferri a diritto, per questo non ve lo mostro, e anche la chiusura è la classica, quindi l'unica cosa che vi mostrerò è appunto come andare poi a fare in modo che si crei questa cucitura qui, e poi il fatto che sono andata a cucire i tre bottoni, perché io per realizzare questa stola, questa cappa che è una taglia S, ho utilizzato tre di questi gomitoli. Vi faccio vedere anche altri colori presenti sul sito, questo bianco che quindi la potete indossare anche per chi si dovesse sposare o deve fare comunque un evento importante, o anche il rosso, perfetto per il Natale, come la mia verde, molto bella, oppure potete anche utilizzare dei diversi colori tra cui il blu e il celeste, quindi vi potete sbizzarrire, e trovate il filato nel mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio il link in descrizione. Però vi dico già che per una taglia M e una taglia L ve ne occorrono 4, questo perché la taglia M dovete farla un po' più lunga, io ho utilizzato tutti e tre i gomitoli, quindi taglia M dovete farla un po' più lunga rispetto a me, e io direi di almeno 5 cm in più, in modo tale che quando ve la chiuscite e la indossate non vi stringe e potete muovervi tranquillamente. Taglia L invece vi occorrono quasi tutti e 4 i gomitoli, quindi per questo dico che per una taglia XS, S ne occorrono 3, M, L 4, XL anche 5. Lavorerete con i ferri del numero 11, però mi raccomando, per chi ha una mano molto larga andate a lavorare con i ferri del 10 e anche del 9, per chi invece ha una mano stretta come la mia l'11 va benissimo. Io direi comunque fate un piccolo campione. Montando appunto le mie 28 maglie io ho un'altezza di circa 39 cm e secondo me per una taglia M questa altezza va benissimo, forse direi per una taglia L di andare a montare almeno 2-3 maglie in più, non c'è un multiplo quindi potete lavorare tranquillamente montando le catenelle che vi occorrono, magari se la volete ancora più alta, quindi che vi scenda ancora un po' di più. Mi raccomando però, fatevi sempre prima un campioncino. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia e che desiate realizzarla, e se è così mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, come vi avrò detto nell'inizio del video, io non vi farò vedere la lavorazione perché è semplicissimo, in quanto noi non andremo a fare altro che lavorare con i ferri del numero 11, montare 28 maglie e lavorare in altezza, quindi andare a fare 28 maglie che corrispondono a circa 39 cm, quindi da qui a qui sono 39 cm, e poi sono andata a lavorare in lunghezza fino ad arrivare a circa 88 cm, e per la 88 cm mi sono serviti 3 di questi cake. Io ho usato il colore verde. A questo punto devo andare a chiudere la mia lavorazione, quindi vedete mi è rimasto un pochettino di filato, e quindi vado a lavorare chiudendo la lavorazione. Mi raccomando, se avete una mano larga con i ferri andate a lavorare con i ferri del numero 10, non il 12, se avete una mano stretta va benissimo l'11 perché è quella che ho usato io, ma se tendete a lavorare largo lavorate con l'uncinetto e con i ferri del numero 10. Quindi ripeto, io ho montato 28 catenelle per avere un'altezza di circa 39 cm e ho lavorato il giro sempre a diritto, quindi non ho fatto altro che lavorare diritto perché questo tipo di filato non permette un altro tipo di lavorazione, e quindi adesso devo andare a lavorare per poter chiudere il nostro rettangolo e formare così la nostra cappa. Vedete, io andrò a chiudere, farò una lavorazione molto leggera e andrò a tirare in modo da formare qui sul davanti questa cappa. Allora, dunque, io ho passato con il lago di lana il filo da entrambe le parti, ho fatto una cucitura molto blanda e poi sono andata a tirare il filo con cui ho cucito, in modo tale appunto da avere questo effetto drappezzo qui in centro. Guardate quanto è bellino. Adesso io, come sapete, ogni rocca ha il suo bottone. Io, avendo usato 3 rocche, ho 3 bottoni che sono ancora indecisa se mettere in questa maniera, così, in modo tale
da usarli tutti e tre, molto carino metterlo così, o se metterlo invece in questa maniera, mettendole qui qui. Adesso decido, una volta che ho indossato sicuro uno al centro lo metto, devo decidere gli altri due dove metterli. Cucirò, vediamo un attimo se riesco, lo faccio in contemporanea con voi. Sì, riesco, farò allora passare direttamente lo stesso filato per cucirlo in questa maniera. Allora, alla fine ho deciso di cucirli tutti e tre, vedete, li ho cuciti qui in alto, al centro e qui in basso, lasciando questi due fili pendenti, e quindi anche questo, questa cappa o sola Infinity è terminata.